In questa breve guida parleremo di Marmoset per Unreal Engine. Per chi di voi non conoscesse Marmoset o Unreal Engine, facciamo una breve introduzione. Per chi invece già conosce questi strumenti, può semplicemente andare avanti nel video. Dunque, qui vediamo innanzitutto che cosa? Degli screenshot di Unreal Engine con all'interno appunto i vari strumenti di Marmoset. Quindi per chi di voi non conoscesse Unreal Engine, questo è un programma che serve per creare fondamentalmente dei livelli per videogame, o è meglio, è nato così, ultimamente viene utilizzato in tantissimi campi, quindi non solo nel gaming, ma anche per esempio nell'architettura di interni o di esterni, appunto nella creazione anche di scene cinematografiche e animazioni e quant'altro. Quindi ha il suo, diciamo, campo di applicazione si espande sempre di più. È un programma che possiamo scaricare gratuitamente. Per farlo, ci sono all'interno del canale altre guide, ma semplicemente andate qui nella pagina download e scaricate prima quello che viene chiamato l'Epic Games Launcher, cioè quello che poi vi permetterà di scaricare effettivamente il programma di Unreal e anche tantissime altre cose. Questo che vedete qui è lo specchietto appunto dell'Unreal. Scusate, Epic Games Launcher, e da qui anche, come vedete, andiamo a prendere poi il plugin che ci servirà per mettere in comunicazione Marmoset con Unreal. Marmoset, invece, per chi non conoscesse Marmoset, quindi venisse da Unreal e non sa bene di che cosa stiamo parlando con Marmoset, questo è invece un programma che è proprio specializzato nella creazione di texture, nella creazione di materiali e anche un pochino ci permette di fare un po' di rendering anche qui, insomma, e di impostare fondamentalmente quelli che sono i materiali con un livello maggiore, più realistico, che poi potremo utilizzare in Unreal Engine, ma in realtà anche in qualsiasi altro programma 3D. Un programma molto simile, se vogliamo, concorrente a Marmoset è Substance, che è invece della casa di Adobe, quindi una casa più autorevole. E abbiamo creato proprio un videocorso dedicato a Substance. Substance, Marmoset e anche Armor Paint, che invece è la versione totalmente free, totalmente gratuita, fanno più o meno lo stesso lavoro, cioè vanno a lavorare sulle texture, sui materiali e quindi anche sul baking, che poi sarebbe la creazione di materiali via via sempre più complessi con tanto di ombre e luci. Tutto quanto poi viene esportato in qualsiasi programma. Andiamo a vedere quindi come funziona l'importazione di Marmoset all'interno di Unreal Engine. Ora qui appunto come vedete siamo nell'Epic Games Launcher, quindi scaricato e installato Epic Games Launcher. Se ancora non avete installato Unreal Engine lo potete fare appunto dalla sua scheda o cliccando qui in alto a destra potete scegliere l'ultima versione. E qui quindi ci spostiamo all'interno del launcher, possiamo fare tantissime cose, come per esempio anche scaricare Twinmotion, che sarebbe la versione light di Unreal Engine. Possiamo andare nella nostra libreria per vedere quali versioni del motore abbiamo scaricato, o anche scene che abbiamo già creato. E poi nel marketplace invece andiamo a cercare cose che possiamo scaricare. In questo caso io sto cercando quindi il plugin Marmoset, cercherò Marmoset. E clicco qui sullo strumento di ricerca ed eccolo qua. Come vedete, è completamente free. E quindi vado a cliccare. Clicchiamo su Install to Engine e come vedete per il momento è disponibile per la versione 4.25. Se andiamo all'interno dei library e scorriamo in fondo nella pagina, possiamo vedere anche qui tutti anche gli altri plugin che abbiamo installato. E quindi anche da qui possiamo installarlo, possiamo scegliere appunto se farlo dalla pagina precedente oppure da qui. Fortunatamente è un plugin molto piccolo, molto veloce da installare e quindi aspettiamo giusto qualche secondo e poi prepariamoci ad avviare la scena. Lanciamo quindi adesso l'engine 4.25 e contemporaneamente apriamo anche Marmoset Toolbag per andare a salvare una scena creata con questo strumento. Ok, quindi qua continuo con il mio trial e
Se volete vedere come scaricarlo e installarlo, potete andarlo a vedere in una guida specifica. In questo caso andiamo direttamente nella finestra chiamata Library, quindi Librerie, e nella cartella Scene. Qui abbiamo diverse scene a disposizione. Prendiamo per esempio questa scena, quindi dovrete anche questa prima scaricarla e poi aprirla e l'andiamo a salvare. Quindi facciamo semplicemente File Save Scene As e la salviamo come una scena normale di Marmoset. Quindi vado a creare qui una nuova cartella, la chiamiamo Test e chiamiamo anche la scena Test. Perfetto, possiamo adesso andare in Unreal Engine, scegliamo una scena semplice, quindi facciamo semplicemente una scena vuota, blank, facciamo next, creiamo il progetto all'interno di una cartella che volete, oppure semplicemente nella cartella di default, e apriamo Unreal. A questo punto andiamo direttamente sui settaggi, settings, e andiamo sui plugin. Ok, vedete che è possibile utilizzare Substance e anche Marmoset, quindi vado semplicemente a attivare il plugin Marmoset e faccio Restart Now, quindi devo riavviare la scena per poter attivare definitivamente il plugin. Ok, il plugin risulta attivo, quindi chiudo adesso il pannello e andiamo direttamente a importare, come se stessimo importando qualsiasi tipo di asset che possiamo utilizzare con Unreal. Quindi vado nella mia cartella, dove ho salvato il file Marmoset test ed eccolo qua. Faccio apri e come vedete non devo convertirlo in alcunché, posso inserirlo direttamente in formato di Marmoset. Posso decidere anche se inserirlo come un blueprint oppure direttamente all'interno della scena. Facciamo direttamente all'interno della scena e vediamo qualcosa. Quanto riguarda i materiali, qui possiamo decidere anche se importare o meno le luci e dove andiamo a prendere, dove andrà a mettere, scusate, le mesh, i materiali, le texture. Quindi lasciamo tutto com'è, non cambiamo, facciamo import all. Ok, mi dice che c'è un materiale chrome che non ha metalness, cioè un materiale quindi di acciaio che non ha quella caratteristica di metalness. Quindi mi chiede di scegliere una configurazione di importazione, quindi come lo vogliamo trattare, come un materiale di isolamento, come un metallo o come vogliamo generare la metalness. Quindi facciamo per esempio questo generate metalness e facciamolo anche per i materiali successivi che mi sta chiedendo, in modo tale da farlo somigliare più possibile al metallo, che è poi quello che vediamo più o meno qui. Ok, vedete che ha importato la scena, sta caricando ancora le texture e i materiali, quindi dobbiamo dargli un pochino di tempo ed eccolo qua, quindi proprio l'aspetto molto simile a quello che abbiamo visto in Marmoset. Quindi date giusto qualche minuto per fargli importare tutti quanti i materiali e le texture. Possiamo anche andare a rivedere all'interno dell'importazione, quindi all'interno del contenuto, quello che riguarda la parte quindi di Marmoset, quindi abbiamo qua, vedete, le varie geometrie e sui materiali, i vari materiali. Alcuni, diciamo, sono stati importati in maniera corretta, altri un po' meno, ma potete magari poi aggiustarli semplicemente lavorando qui all'interno di Unreal Engine. Qui possiamo anche eliminare questi altri file che non ci interessano. Il materiale metallico sembra funzionare perfettamente. Quindi ci fermiamo qui per questa guida e ci vediamo nella prossima guida.